Buongiorno, buongiorno. Qui sono a Rifugio Generale Cantore, che è quello alle mie spalle, notissimo oggi albergo e ristorante. Allora, io sono qui perché questa mattina ho fatto un salto in montagna, giro subito all'inquadratura, perché in questo momento c'è il collaudo dello ski lift. Questo ski lift serve il crocicchio, insomma, ski lift è piuttosto noto qui. E siamo al Cantore, dicevo, ho fatto un salto alla vicinissima area della Marsigliana, dove è stato abbattuto, ho visto la pista d'affondo, presumo da Daniele Coppi, maestro di sci d'affondo della Pedrera San Salvatore, e stamani c'erano anche delle persone che facevano bellissime passeggiate anche con l'utilizzo delle ciaspole. Questo è un po' il breve racconto che vi sto facendo. Allora, nel frattempo vedete che stanno testando lo ski lift, perché avete letto anche su Metanuse, ma anche sui vari quotidiani, non solo provinciali ma anche nazionali, che c'è questa richiesta importante per quanto riguarda, almeno per gli sci club, dell'apertura dell'impianto, così da poter permettere quantomeno gli allenamenti. Ora io vedo, però, intanto che vi sto parlando, vedo l'amico Gianni, vieni qui, ti ringrazio, scusa se ti rubo un attimo di tempo. Allora, stavo dicendo, c'è un collaudo, vieni più vicino perché sennò dopo si lamentano, attenzione, c'è chi cade, no, vieni qui, okay. stai davanti, ci penso io. Allora, basta mirarsi un pochino la voce, alle tue spalle lo script, che serve il crocicco, c'è un collaudo oggi. Sì, c'è un collaudo ufficiale appunto dell'impianto. In previsione, io ho fatto la pista a piedi, ho visionato sia la pista diciamo per eccellenza della Miata, il crocicchio. Ho visto tante gare anche a livello europeo. Sì, certo, la Coppa Europa dall'85 in avanti per diversi anni. E comunque è fulcro della montagna, almeno quanto per la parte senese. E manca veramente pochissima di neve per poter dire di aprire e mettere in funzione. Non ho visionato il canalone, il canal grande, ma la parte del crocicchio, devo dire, poi anche con l'opera che è stata fatta di togliere sassi, di macinare, basterebbe veramente poca. Io penso 25-30 centimetri di neve, quindi ci siamo quasi. La parte bassa credo sia in buone condizioni, già sciabile e tutto, e speriamo, diciamo, in quello che potrebbe essere, nonostante quello che si vocifera. E ecco, in questo momento purtroppo non si può usufruire, anche stazioni con tantissima più innevamento sono tutte ferme. Abbiamo pubblicato noi un comunicato stampa della FISI, anche, non solo della FISI, ma anche soprattutto del presidente Giacomo Biscotti, che riguarda i mezzi di sci toscani, che c'è questo invito almeno per i club di aprire. Perché, ma per i club, diciamo, è aperto, ecco, e facciamo... per i club e per gli atleti interesse nazionale, non per momentaneamente, almeno qualcuno si pensava per le categorie childre, cioè bambini, piccoli spazi o ski lift, so che anche alla Petone pensavano di aprire lo ski lift dell'Ovovia, non so, momentaneamente credo che non l'hanno ancora fatto, non sono sicuro. Allenatore scialpino, ci sono diversi colleghi qua su montagna, c'è una grande tradizione in montagna, sì, tu certamente giri anche la parte alpina, come stai vivendo questo momento? Purtroppo, diciamo, per altri motivi, lo sto qui a elencare anche perché non è comunque questa la sede, e non lavoro più qui nella Miata da diversi anni, dopo aver ricoperto anche il ruolo di direttore della scuola. Esatto. Un'altra stazione alpina, non faccio niente, tanto non ci interessa pubblicizzare. Non è questa è di esperienza, possiamo dirlo. No? Esperienza, sì, perché ormai sono vicini veramente a tanti come anni. La vivono ad Andalo questa situazione? Io lavoro ad Andalo e ecco, purtroppo abbiamo dalla base di 50 centimetri di neve a oltre 3 metri e siamo fermi. Ecco, e quindi siamo fermi.
se no, no non sarei stato neanche qui, se con piacere all'amico Marco Conti, a fare una piccola intervista, ma no, certo. Chiaro, grazie Gianni, grazie a tutti, mi auguro buone sciate e buon futuro, anche perché qui le imprese, non voglio entrare in questi discorsi di colori, perché tanto diventa un discorso retorico, ridondante, perché poi io sento parlare tantissimi, ecco, a sproposito, perché si parla tanto, qui non si scia, qui non si fa allineamento, qui non si fa, qui si fa come in altre parti, perché vi posso garantire che anche le stazioni qui al, diciamo, al sud, centro-sud si chiama Scirocco, in alto si chiama Fen, è sempre un vento caldo e la neve la toglierà, ci metterà un giorno o due di più, ma quando dice di toglierla, la toglie anche al nord, punto, cioè non c'è, poi le caratteristiche purtroppo sono quelle che sono, non si possono nascondere di fronte all'evidenza, ma abbiamo visto che se con un pochino di capacità, un pochino di voglia di tutti, e mi sembra che un pochino effettivamente stia tornando, come abbiamo fatto anche quest'estate, il risultato c'è, perché c'è, la gente è venuta, è rimasta entusiasta, io stesso sono venuto a trovarmi degli amici trentini, lombardi, veneti, nel momento tu hai un po' anche il tasto della situazione sotto questo aspetto, perché è chiaro, hanno notato ancora, voglio dire, qualche deficit che c'è, organizzativo e diciamo ambientale, un po' di come è tenute certe cose, ma questo non riguarda solo le piste, anche qualche piccola cosina da aggiustare, però tutto si può fare. E con un po' di voglia. Bene, grazie. Benissimo, grazie di nuovo. Gianni, ciao, grazie. Buona sciata.